Tutti cavalieri, siamo di nuovo dall'osteria del Ducato per un altro video, il numero 2 dell'oste. E che fa l'oste stasera? Avevo pensato a fare una cosa un pochino diversa. Sapete, quando si va all'osteria tante volte si passa un po' troppo tempo al tavolo, in compagnia, si ride, si scherza, magari gli si dà anche un colpettino e il giorno dopo la rasatura viene, insomma, si fa un po' di danno, viene un po' con qualche graffietto, una brasatina, come si dice. E allora il giorno dopo che si fa? Dice, oh vabbè, si aspetta 3 giorni, 4, 5, passa tutto. Sì, però c'è anche qualcuno che magari non può, tanto metto un lavorino a fare, non può aspettare perché magari per causa di lavoro ha bisogno di una rasatura più frequente. Non lo so, ci possono essere diversi motivi per cui uno ha bisogno magari dopo un giorno o due che la pelle ancora non sia ristabilita di rasarsi di nuovo. Ecco, ora vi faccio vedere così come faccio io quando mi capita. Cioè, non è che sono ogni tanto, qualche casino lo faccio. Quando feci la rasatura nera poche settimane fa, venne fuori un affare il giorno dopo da paura. Comunque vi faccio vedere più o meno come faccio io quando ho bisogno di una rasatura veloce dopo una rasatura venuta male, che la pelle è un po' così. Ci vuole un poco più tempo del normale, niente di che. Però se vi interessa ve la faccio vedere. Allora, si parte subito col primo affare che non ho preso. Ecco, lo vado a prendere subito, arrivo. Eccoci qua, tornato. Allora, intanto si comincia con la solita bagnatina, dopo ci bagniamo. Oh, eccoci, faccio su e giù, guardo di là come sempre, non ci fate caso, se no diventate matti. Allora, prima cosa, si fa un pre-barba, andiamo, mi serve, eccolo qui, che si fa? Prep. Ah, ecco, volevo dirvi appunto, sarà una rasatura come sempre con prodotti d'osteria, roba che si trova da tutte le parti, nulla di super ricercato, cose che abbiamo lì in qualsiasi negozio con 3 spicci si comprano, però possono tornare comodo. A me poi mi garbano, che questo è. Insomma, cominciamo. Prep, una bella dose. Ah, tra l'altro io vengo da una rasatura un po' così, Ho provato un attrezzino nuovo e ho fatto un po' di danni. Comunque, poi vi parlerò anche di quello un'altra volta. Allora, tanto una bella giratina di prep che non fa punto male. Bella freschetta, no? Così. Poi che si fa? Si lea e si prende e ci si fa un bel panno sopra. Prima ho fatto la doccia, perché già il viso è stato bagnato a sale. Però qui si rifà anche un giretto di panna. Bello. Eccolo qua. Non mi resta un coso. Allora. Beh, pannettino caldo, poi tenetelo anche un po' di più. Ora mi voglio stare qui a far perdere una serata o una giornata, non so che ora lo guardate, a farvi vedere l'oste che si schiaccia un cencio nel muso. Comunque, dopo fatta questa bella prestazione, sarebbe avere già messo il sapone a mollo, ma insomma ce lo metto. E si passa al resto. Dice, oh, ci ho messo il prebarba, ci ho messo la cosa. Che rasoio si usa quando si va a fare una rasatura del genere? Anche lì ci sono diverse scuole di pensiero. Io personalmente uso questo Dorco PL602, mi sembra che si chiami, costa nulla, è un aggeggino di plastica, una plasticaccia che il nostro Re Nero al confronto è un signore. Comunque, è un aggeggio con cui è quasi impossibile tagliarsi. Se mi riesce di far vedere qualcosa, come si fa, è proprio, ora non c'è la lametta, ma comunque è veramente delicato in maniera esagerata. Costa 2,50 euro, 2,60 euro, non lo so, roba del genere, ti danno anche 2 lamette. E appunto ci metto la lametta delle sue, ci metto la Dorco, questa qui. Aspetta, ora non gli ho fatto l'affare, mannaggia, tutta rovescio le scritte, pazienza. E allora,
Ora si scarta, prima di buio, non ce la faccio, ce la posso fare. E questo rasoino è veramente delicato, quasi all'eccesso, tant'è che secondo me, secondo il mio umilissimo parere, non è neanche adatto a chi inizia. Da quanto è dolce, dice, ma perché? Perché chi inizia, secondo me, la lametta un pochino la deve sentire, altrimenti picia, picia, picia e si fa del male. Opinione, come sempre. Io quando qualcuno inizia consiglio sempre roba mia cattiva, infatti più guai, però nemmeno una cosina così. Tra l'altro non è neanche proprio allineato preciso preciso. Eccolo qua, che se si stringe bene la lametta quasi sparisce e non si vede nulla, né buono né niente. Ecco, la lametta quasi sparisce nel copilamento e nella testina. Sono tre pezzi normalissimi, non è nulla di che. Due pezzi, no, tre, due. Va bene, e niente, il pennello. Ecco, un pennello, anche qua si ritorna. Pennelli di maiale, io li adoro tutti, quasi tutti i maiali, a parte un paio, sapete, di sintetici. Ora, l'ultimo sintetico che ho preso, che lo uso stasera, l'ho già usato diverse volte, insomma, è questo qua, Balea, con le scritte alla rovescia. E morbidissimo, quasi inesistente, e secondo me quando la pelle è un po' stressata metterci un maiale a volte può essere un po' aggressivo, anche se un maiale rodato bene, questi ciao, non li vede nemmeno. Poi si usa un sapone, ma io penso si possa usare un po' di tutto, però come si è detto si usava tutte cosine di che si trova a bottega, che Wilkinson, saponetta Wilkinson che sa di Dixan, di sapone di Marsiglia, di che sa, non si sa, vabbè, e noi ci fiumare lo stesso, ci piglia quello, un po' noiosino da montare, è vero, forse sarebbe più adatto anche un sapone nel tubo, una crema morbida, magari si rischia di lavorare un po' meno. Poi questo pennellino qui non è tanto adatto per questi saponi, deve starci una mezz'oretta, ma noi si ripeleva due o tre volte che se ne frega, tanto c'è. Qui che gira nella saponetta, e gira, 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 e si guarda che succede, no? Tanto, tanto che si ragiona. Oh, mi raccomando, iscrivetevi, gruppo Montefeltro Pet Sharing su Facebook, qua sotto, campanelline, cose, io me ne intendo, ma insomma c'è chi ci penserà a dirvi queste cose, piano piano si fa tutto. Ecco, poi il sapone si è preso. Questo è un po' noiosino da montare, come si è detto sempre, però ci si fa, quello che avanza, si fa un altro giro sulla pellaccia, eccolo qua, si tira via. Aspetta, si dà anche la bagnatina veloce, ecco qua, via, asciuga al volo e si parte. Anche succede, ora riesco a guardare allo specchio, se no già ci vedo fuoco. Una bella stesa, ecco fatto. E vediamo un po' quel che succede. Guardo di qua e via. Ognuno poi chiaramente ha le proprie tecniche, ognuno insomma dopo un po' che si fa la barba in questa maniera trova la quadra delle situazioni, però magari un suggerimento di qua, un suggerimento di là, uno riesce a fare un po' meglio, a volte anche un po' peggio, perché sembra il suggerimento sia buono, poi no, sarà meglio di fare come prima, perché non torna. Ecco, ora si è steso benino, ci si mette un gocciolino d'acqua nel mezzo, e come faceva Cipelletti, si mette dentro e ci si vuota quello che avanza, tantissimo. Questo l'ho preso da lui, poi funziona, che si va a idratare il pennello nel mezzo, magari anche le punte, però ecco, vedete che già, pur essendo un sapone un po' noiosino, cominciamo già a vederlo montare piano piano, e tanto si lavora, insomma
che si dice, gente, questi tempi un po' così, ma vabbè, insomma, molti filtro per ora, tanti casini non ce l'abbiamo, teniamo solo stretto finché dura. Un po' da fino e giro. Poi io non so fare, sapete che io non sono di quelli tanto precisi come il Conte, come fanno tutti quei montaggini. Sembra che disegnino. Qui si fa alla buona, al bancone, al tavolaccio, si chiacchiera e se ne riragiona. È un po' come mi è venuto in mente di fare questa specie di video suggerimento, no? Magari qualcuno può anche tornare a comodo, poi ragazzi qui non si insegna nulla a nessuno, sapete come si fa, però io anche questi giorni ho visto qualcuno nuovo si è affacciato, chiede giustamente, che si risponde, come si fa, e noi si fa così, poi non ti dai, pace. Allora, qui ci siamo quasi, perché poi, visto, quando siamo un po' anche un po' irritati, insistere anche tanto col pennello forse non è neanche il caso. Prendo le mani e piglio l'aggeggio. Allora, questo io l'ho trovato su Amazon, insieme a un sapone. Ecco, vedi che proprio la presa è minima, lo senti e non lo senti, la lametta non esiste, senti a malapena, vedo io che passa. Io sto facendo il pelo in questo senso, questo è il mio senso del pelo, e va un po' tutto dove gli pare, però funziona, perché se si va a vedere sul rasoio, qualche residuo, cioè è un rasoio che è un po' noioso perché è veramente stretto, si riempie subito, è un po' noiosino, è il partito di contropelo addirittura. Da pulire, va allentato, bisogna starci attenti perché non è fatto in maniera esagerata e si rischia di farsi dare anche una zannatina dalla lametta, che anche quando si stringe a volte si muove, non è che sia il massimo, però è di una delicatezza esagerata, veramente non si sente. Io l'ho provato perché non, e per lì quando l'ho presi per il sapone che c'era insieme, ma non certo per lui. Presi con l'arco non c'ho, no? Poi delicato, tu, vediamo, proviamo. Quando mi dico solamente io con le d'orco non mi trovo neanche granché bene. Prova a metterci anche una caio, provate con le sette, non le senti, ci metti qualsiasi cosa, taglia, giusto, va bene. Però doma di tutto, talmente la lametta protetta che rischi quasi zero. E per il nostro intento al momento è perfetto. Arrivo. Eccoci qua, ora si dà un'altra passatina e via. Sempre sapone nel pennello, ora guardo un po' lì, guardo un po' là, si guarda se poi se ne rivuole un po' di figlia, ma ci sta anche di là. Così c'è. Ecco, sono un po' leggerini, si ridà due giretti, giusto che tanto ce ne sono molte qui, avanti si è finiti tutti la gente, quanti ce ne sarà di saponi da finire non si sa, ogni tanto è andato fuori qualcosa di nuovo, qualcosa che si era comprato in tempi non sospetti, e tanto poi lo uso, sì, meglio, e lo metti là, e ammucchia, va bene, storia vecchia, ecco. Questo pennellino, dicevo prima,
ero salto di lì a là, non so, non mi sono fatto liste, nulla, cosa come mi viene in mente. Balea, questa catena di M Market, è austriaca, tedesca, austriaca. E fanno questo pennello, lo stesso lo fanno di maiale, che non ho, non ho idea di come sia. Poi fanno un sapone che è quello alla base di aloe, che non pensano farne senza l'olio, un discreto dopobarba e poi un balsamino che poi vi faccio vedere e dopo userò. Però insomma è tutta roba che costa veramente nulla, solo fa stile osteria proprio, no? Alla grande. E mi ha aperto abbastanza vicino casa un negozio di questa catena, allora ogni tanto ci vado. Prima li prendevo soltanto quando ero in trasferta, quando ero fuori. Ecco, qui ora si dà bella bagnata, eh? La seconda passatina, bella bagnata, si aiuta proprio la scorrevolezza, tutto quanto. Un casino, insomma. Vabbè. A posto. Altro giro. Pelo o poco più, come sempre. Come si è detto, questa rasatura serve a renderci presentabili per andare al lavoro, per un appuntamento, per una cosa così. Non è una rasatura di quelle, dicevo, si parla di rasatura fatta a modo, no? Non è la rasatura della domenica. Per risolvere a una magagna precedente. Bella, bella bagnata. Sapone c'è, però un velo abbastanza leggero. Chiaro, si può usare il sapone che preferite, eh. Meglio una cremina, forse in questo caso ora ce l'avevo lui. Ha messo questa profumazione qui, mi disgarba a me. È un po' stranetta, però si può usare. Ecco, a livello di rasatura, a parte ora le rifiniture, che con questo le rifiniture vengono male, perché proprio non è incisivo per niente. Perciò se devi girare intorno alla barba un pizzo o un baffo, c'è un po' da tribolare perché non esponendo proprio per nulla la lama bisogna insistere un po' per il solito principio che dicevo all'inizio del principiante che magari non sentendo la lama dice ma allora non taglia e pigia. È il momento che ci si fa un po' male, fa qualche dannetto, magari uno si scoraggia. Allora, infatti troppo delicato. Vediamo un po' se riesce ad arrivare a qualche cosa. Andiamo con un pochino di sapone che è avanzato, il petto e via. E si riquadra un po' la casetta. E anche di qua. Come si è detto, bisogna essere presentabile senza insistere troppo, se no è inutile prendere accortezze. Io altre passate in questi casi non ne faccio, nessuno vi potrà dire che non vi siete rasati. Insomma, la vostra passatina l'avete fatta, siete molto presentabili. Arrivo. Passaggio un po' particolare, e c'è dopo barba, dopo barba però alcolico con la pelle stressata. Allora io uso questo sistema, uso questa che è una crema, balsamo dopo barba senza profumo, buono, sempre Balea, si dà una bella spalmatina.
di questa, sempre nel verso del pelo, perché in questa maniera non vi sarete rasati completamente, non sarete lisci, lisci, lisci. Il famoso VBS tanto agognato, qui ve lo sognate. Che si fa? Si dà una bella passatina nel senso del pelo e si lascia un pochino asciugare. Teoricamente saremo a posto così. Teoricamente saremo a posto così. Però, tanto che si sa, e ci calmano. Allora, che si combina? Dopo che si è un pochino asciugato, che facciamo? Si piglia un dopobarba, magari. Se vi garba la lozione fluida, la crema fluida è la meglio, e lì non ci piove. Una Brasso bianca, una blu, ora guarda, là mi ispiro un po', ma insomma quelle cosine lì che ce ne sono mille, anche molto più pregiate. Io generalmente che faccio? Prendo quella senza profumo, di proposito, la uso tantissimo, la metto, quando poi si è un po' asciugata, non ora, per ora si tira a fa un po' presto, perché sennò qui è ben buio, prendo un dopobarba di grado alcolico magari un po' inferiore, certo ci metto un Denim Original, magari non è che si fa un gran lavoro, però magari a qualcuno regge. Io in questo caso, perché mi è venuta voglia, ci metto uno dei nostri amici, purtroppo quasi buon'anima, Mennen, e non, chiaramente non è che ci faccio il bagno come farei in altre occasioni, proprio così, qualche colpettino veloce, una gocciolina giusto per dargli un po' di, per sentirlo, perché sopra quando si è asciugato bene, ora un pochino lo sento, ma quando si è asciugato bene il balsamo, quel balsamino lì, un dopobarbino così abbastanza talcato, delicato, non si sente, almeno io non ce lo sento, la nota alcolica non ce la sento. Poi dopo, ripeto, tutto super soggettivo, tutto super soggettivo. Ecco, e alla fine siamo a posto. Siamo abbastanza presentabili, siamo presentabili, non ci sono tagli, non ci sono graffi, la pelle non ha sofferto particolarmente e niente, è tutto lì. L'oste, il suo l'ha fatto anche per oggi. Quindi, se vi è garbato, vi ringrazio. Vi saluto dall'osteria. Vi invito a prenderla sempre più serenamente, che di problemi nel mondo ce ne sono anche troppi. Scusate se vi ho scocciato con i miei prodottini super, super, super conosciuti, ma la mia convinzione è che si può fare un ottimo lavoro, come di tanti altri ovviamente. Un ottimo lavoro anche senza levarsi il sangue per comprare prodotti e strumenti di costi ben più alti. Poi mi garbano, niente da dire. Via, vi saluto. Oh, mi raccomando, saluto a tutti, eh.